Tu hai sfiorato, perché io te avevo detto all'inizio, cioè Il titolo, sì. il titolo che sono i due elementi, Sì, voi parlate del mare e del cielo, poi sì, 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 sì. però quando ci hai raccontato il titolo, eccetera, hai sfiorato un'altra cosa fondamentale, che è quello del movimento, cioè il viaggio. Voi dite a un certo punto che però il viaggio diventa l'elemento essenziale. Sì, sia diciamo sicuramente a livello narrativo, nel senso perché chiaramente, soprattutto diciamo da Sognavo le nuvole colorate in poi, che è un viaggio che comunque Mario fa realmente con il ragazzo Edison, con il protagonista del documentario di ritorno appunto dalla Puglia all'Albania, dopo essere venuto da clandestino, nascosto dentro una valigia dall'Albania alla Puglia, quindi insomma fanno il viaggio al contrario e lì Mario lo accompagna e ancora diciamo non è lui al centro anche proprio lui proprio con la sua storia, no? Con l'aspetto autobiografico. E, mentre invece poi dai, no, noi non siamo come James Bond in poi, cioè, mia madre fa l'attrice e poi lui lì diventa proprio anche il protagonista di questo viaggio, cioè si mette anche proprio davanti alla macchina da presa e questi viaggi che sono appunto, cioè, torno a dire, a sottolineare questo aspetto assolutamente relazionali, non sono dei viaggi che lui fa da solo, come dire, in un certo senso autoreferenziali in cui si chiude dentro le sue convinzioni o le sue certezze o cerca conferme, è proprio il contrario, cioè lui cerca di essere messo, cerca di farsi mettere continuamente in discussione dai suoi interlocutori, che siano questo ragazzo albanese, che Scusa, ti sia. faccio un Sì. inciso, non credi che tutti i viaggi in realtà siano relazionali, anche quelli che fai da solo? Questo è proprio così. Viaggi No, veri. Adesso viaggi veri. io credo sì, il viaggio vero, come dice Mario, però secondo me ci sono anche dei viaggi che possono poi essere in realtà non portare da nessuna parte. Narcisistici. Esattamente, secondo me i viaggi, e infatti quello che è un'altra cosa che diciamo nel libro, Mario non nega l'aspetto narcisistico che c'è anche in questa autorappresentazione di Adesso se poi gliela stesso. chiedo, Fabio. E questa è una delle problematicità che noi mettiamo, no? Nel senso comunque lui si fa protagonista del suo cinema e racconta la sua storia. Lui non nega che ci sia questo aspetto, però mette in discussione anche quello alla fine e non lascia e non c'è compiacimento, anzi di fondo c'è anche in un certo senso rispetto a come vanno questi rapporti con il suo miglior amico e con la madre, che sono diciamo i rapporti più o meno più significativi nella storia per ogni essere umano, manca quello diciamo con una relazione sentimentale, però diciamo il miglior amico e la madre ci sono e che lasciano anche comunque un'amarezza, no? Anche si chiudono anche col fatto che rimane una difficoltà, rimane una fatica, non è un qualcosa che si risolve, non è un qualcosa che torna per forza con un senso compiuto, rimangono delle deviazioni, delle incertezze e questo io lo trovo profondamente toccante e profondamente reale. Ecco, qua gira molto il discorso narcisistico su di te, perché fai, com'è che dicono, autattore qualcuno di Autattore, sì, autattore, o forse è autore, autattore, deve essere Vito Vito, sì. Zaccarini, è lui il responsabile. Cioè lui è il protagonista in alcuni dei suoi film, oltre che il regista. Uno che fatica si fa. Vabbè. Che fatica si fa a farlo con la propria mamma, tra l'altro, mi interessa molto. Guarda che Guido non è da meno, Poi ognuno poi proietta le cose sue, cioè io farei meno certo. fatica con il mio migliore amico che con la mia mamma, ecco per dire. Quindi. Se vuoi ti ripresento perché l'hai conosciuto bene Guido e Sì, l'ho cambi conosciuto. idea. Il tuo peggior amico nemico. No, è estremamente faticoso perché, come dire, sono delle persone che poi sanno toccare profondamente le tue corde e questi film funzionano solo se io, loro ci mettiamo in gioco insieme. Perché se no non si sente che insomma, queste cose non portano da nessuna parte. Il film diventa una,
proroga, un avanzamento, uno sviluppo della nostra vita, inevitabilmente, per cui noi ci ritroviamo, questo è un po' il cortocircuito che secondo me è interessante in questi tipi di film, non solo i miei, in tutto il cinema reale che si muove un po' su questo andamento, e che tu ti metti talmente tanto in gioco che poi alla fine non, come dire, ti ritrovi in un punto della tua vita che è esattamente, che è diversissimo da quello da cui sei partito, e è il film, cioè tu l'hai percorso dentro il film, non è che l'hai percorso fuori, perché quando stai fuori, essendo molto stancati, tutti dormiamo, insomma, no? Per cui è quando tu fai le riprese che in effetti qualcosa si modifica nella tua vita. C'è sempre questo senso di non sapere appunto dove comincia tra virgolette la rappresentazione e dove invece inizia la realtà. Cioè questi sono personaggi che continuamente non si capisce se stanno recitando o seppure si stanno dicendo seriamente delle cose. E appunto è una cosa che ha lasciato sia me che Sabina abbastanza spiazzati, perché comunque sia in un documentario, appunto tutti i modi in cui l'abbiamo definito, comunque ci si aspetta di avere, come dire, una lettura un po' più chiara, probabilmente, dico io, anche un po' più orizzontale, no? Della realtà, di uscire fuori con, dicendo ho capito questo fenomeno, ho capito di che cosa si stava parlando. Con il cinema di Mario esci con degli interrogativi, con dei dubbi, e quindi è più faticoso sicuramente, è un'esperienza più, secondo me, più bella, più appagante, più soddisfacente, però sicuramente è più impegnativa, richiede un'attenzione, richiede un ascolto e richiede una visione. C'è sempre questa ironia, questo senso di humor che corre sotto, eccetera, che ce lo deve avere anche la tua mamma, credo. Con mia madre non poteva essere presa nessun'altra misura di rapportarsi che questa. Io dico sempre questa cosa che più che ironica, diciamo, è comica, però ha una sua veste di ironia, ha una sua tonalità di ironia, che noi abbiamo girato dentro uno studio cinematografico, questa scena della macchina in cui poi, che verrà, come diciamo noi, sfondata nella parte posteriore dell'Unotto da queste immagini, come si usava, insomma, nella vecchia Hollywood, no? La macchina è ferma, la muovono i macchinisti, però vengono poi proiettati, ritagliati nell'Unotto posteriore le immagini di qualsiasi altra cosa, la strada, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, una situazione assolutamente chiarissima, no? Che noi stavamo fingendo, poi tra l'altro siccome avevamo pochi soldi, avevamo anche questi macchinisti che lo facevano con i bastoni di muovere questa macchina, quindi insomma era proprio una situazione, lei perfettamente consapevole di tutta la situazione, perché lei è brillantissima di testa, e che succede? In uno di questi take io comincio a giocare un po', per cui lascio il volante, mi tolgo il giubbotto, insomma poi me lo rimetto, poi prendo un oggetto e alla fine mi tolgo gli occhiali e comincio a pulirli. E lì lei, con un tempismo e un senso del cinema e di confusione totale, no, tra realtà e finzione, mi guarda e dice: no Mario, tu non ti puoi togliere gli occhiali, perché tu hai l'obbligo di lenti guidando e se ci ferma la polizia ti toglie la patente. La troupe, cioè, era completamente, cioè, prima era rimasta così, dice: no, non può aver detto una cosa di questo genere, perché è sofisticatissima, raffinatissima, e poi si sono scompigliati, si sono dovuti un po' trattenere, perché in effetti rovinavamo quella scena bellissima, che però poi purtroppo era talmente bella, lei l'aveva detto proprio con dei tempi comici perfetti, sorprendendoci e spiazzandoci, insomma. Quindi questa cosa io l'ho presa da lei, tra l'altro, altro piccolo inciso, io mi ricordo sempre che quando, insomma, io faccio documentari da un sacco di tempo, da un sacco di anni, mi ricordo che quando
lei era più giovane, io iniziavo a fare documentari, dicevo, sai, ho fatto tutto contento, no, ho fatto questi documentari, questo qui, ho trattato questo tema, e lei, così, indifferente, diceva, ma si ride? E io restavo raggelato, non so se tu ti ricordi, c'era un vecchio sketch di Daniele Formica, con pianto straordinario comico, che faceva Ingmar Bergman, come avrebbe detto Aristarco, e usciva sul palco, ragazzino che giocava con la corda, tutto felice, contento, eccetera, e si sentiva da dietro il palco, fuori scena, la voce della madre, faceva Ingmar. E lei, insomma, in effetti, in chiave comica, però aveva lo stesso effetto su di me, e infatti poi a un certo punto ho detto, vabbè, adesso faccio un film comico su di te, così non ti potrai più lamentare.